Ah sì, insomma. Ma non facciamo comizi, facciamo un ragionamento, poi la persona più importante qua è, si chiama Alessia, non si chiama Matteo, però vengo da militante a testimoniare il fatto che quando arrivi a un metro dal traguardo non devi sederti, quindi occhio, perché magari qualcuno dice ma abbiamo preso il 48, vuol dire abbiamo preso il 32, è già fatta, è già finita. No, il ballottaggio sono come i calci di rigore, voto su voto. Andrea diceva si può vincere o perdere per un voto, no, qua si può solo vincere per un voto, però oggi è giovedì sera, quindi negozio per negozio. Innanzitutto ricordare, perché purtroppo, lo dico da giornalista, se uno accende la televisione non si accorge che c'è il ballottaggio, perché anche la politica, piuttosto che le trasmissioni, di cosa stanno parlando da 10 giorni? È il fascismo, è il fascismo. Cioè uno pensa di guardare sull'albero che cade un fascista, un nazista, un comunista, un venusiano, un vegano, e quindi molti di quelli che hanno votato al primo turno magari stasera non pensano che si sia già vinto. Io l'ho visto anche a Varese prima, dove ero col Matteo Bianchi, ma lo vedrò ad Esio dopo, quindi occhio, attaccarsi alla rubrica WhatsApp, telefono per telefono, sabato all'Avis, domenica in parrocchia, domani in ufficio, in edicola, non è finita la partita, perché uno dice ma 48-32 è finita, no, anche perché i compagni i voti li trovano anche dove non ci sono, quindi occhio, quindi vigilare. Io non mi preoccuperei di gente che ha governato per il centrodestra e che dice che voterà per il centrosinistra, perché ci fa un favore. Qua c'è la chiarezza, qua c'è la serietà, qua c'è la stabilità. Per 5 anni io penso che Seveso finalmente, dopo un po' di bandierine e di banderuole, per 5 anni un manager che faccia il manager in comune, tranquillo, che gestisca una squadra con le idee chiare, che non cambia idea ogni quarto d'ora. Quindi io ti dico Alessia, innanzitutto grazie e fatele un applauso, perché fare il sindaco dopo il Covid non sarà una passeggiata. Però sono contento, perché mentre noi portiamo idee, ieri sera ero a Latina, ieri mattina a Roma, ieri l'altro a Trieste, domani sarò a Torino, a Caravaggio, a Vimercate, quindi noi portiamo un'idea di città. Io sono sicuro che Alessia nei giorni passati e anche nei prossimi 3 giorni, lo chiedo a te, lo chiedo ai candidati, giriamo per Seveso, incontriamo, non per parlare male degli altri, non ci interessa, facciamo esattamente l'opposto di quello che fanno gli altri. Gli altri non stanno portando, prima ero a Varese, ma ovunque io stia andando, a Trieste piuttosto che a Torino, gli altri non dicono votate per noi perché abbiamo questa idea di Seveso, votate per noi perché a Torino vorremmo fare, votate per noi perché a Varese vorremmo costruire. No, l'unico argomento che hanno ovunque è votate per noi perché gli altri sono brutti, cattivi, razzisti, fascisti, ignoranti. Quindi io non ci sto a una roba del genere. Io quindi invito i candidati a portare sorrisi, proposte, ottimismo e idee. Mai rispondere a un insulto con un insulto, lasciamoli fare, lasciamoli perdere. Quindi qua c'è un buon vantaggio che però va costruito, va consolidato con un'idea di città, e lo diceva, in tante città della Brianza domenica scorsa è stato eletto il sindaco della Lega del centrodestra al primo turno, penso a Biassono, per farne una fra tanti, dove la città è cambiata da così a così, da quando la Lega e il centrodestra l'hanno presa per mano. Quindi qua a Seveso vi hanno chiamato a votare un po' troppo spesso, quindi qua per 5 anni mi prendo e ci prendiamo l'impegno, si lavora in comune a testamenti dei conoscenti, si lavora per la comunità. Quindi Alessia, in giro a testa alta, in negozio, in parrocchia, nei quartieri, nelle piazze, portando un'idea di città bella fondata sul lavoro. E poi sì, ovviamente ci sono due visioni del mondo diverse fra il PD, la sinistra e la Lega, io non dico che di là c'è il male assoluto, no, c'è un'idea diversa rispetto alla mia, di là c'è un'idea di sicurezza che è diversa dalla mia, perché chi sceglie la sinistra dice che avanti, c'è posto per tutti, vengano tutti in Italia. Io dico no, non c'è posto per tutti, non ci sono case per tutti, non c'è lavoro per tutti, non ci sono redditi di cittadinanza da regalare a quelli che passeggiano per strada. Quindi semplicemente, e era così prima del Covid e a maggior ragione così dopo un anno e mezzo di sofferenza, di paura, di morte, di chiusura, di licenziamento, quel poco che c'è in comune prima va dato alla gente che fatica
a Seveso, che lavora a Seveso, che suda a Seveso, che contribuisce alla crescita di Seveso da tanti anni, perché non possono essere messi sullo stesso piano un pensionato, un precario, un giovane, una partita IVA, un bottegaio che da 20 anni fatica a Seveso e che arriva domani mattina, perché siamo tutti cittadini del mondo. No, amico mio, siamo tutti cittadini del mondo, ma qualcuno queste case se le pagate, qualcuno le tasse a Seveso le paga da tanti anni, quindi è una visione del mondo diversa. Per me la famiglia è fondata sulla mamma, sul papà con dei figlioli, non ci sono genitore 1, genitore 2, utero in affitto, robe strane. Quindi sono due visioni del mondo che si confrontano, e il sindaco c'entra anche su questo, perché il sindaco si occuperà di sicurezza, può fare delle ordinanze antidegrado, e io dico tutti sono benvenuti a Seveso, a Monza, a Milano e in Italia, però devono rispettare le nostre regole, le nostre leggi, le nostre usanze, la nostra cultura e la nostra religione. Aggiungo, se arrivi qua e inizi a dire non mi piace come vivete a Seveso, allora non hai capito, torna pure da dove sei venuto, perché noi diamo rispetto, ma chiediamo rispetto, molto semplicemente. Non è che possiamo cambiare il nostro modo di essere brianzoli in base all'ultimo arrivato. Quindi in bocca al lupo, e lascio in mano vostra voto dopo voto, perché ci sono in tutta Italia, sono, se non ricordo male, 42 i comuni che vanno al ballottaggio domenica e lunedì, 42, non sono migliaia. Quindi in tanti si può vincere, io conto che Seveso sia uno di questi mattoncini, che perché i sindaci dei prossimi 5 anni sono quelli che fanno la differenza, sono i famosi fondi europei. Un conto è se li utilizzi per fare la scuola, la palestra, l'asilo nido, la rotonda, la casa di riposo. Un conto è se li utilizzi per dare le mance agli amici degli amici, alle associazioni, a tuo cugino, a tuo cognato o quant'altro. Quindi i sindaci dei prossimi 5 anni non saranno sindaci normali. Nei prossimi 5 anni si decide che futuro avranno i nostri figli per i prossimi 30 di anni. E io in piccolo, ripeto, mentre altri fanno polemiche guardando dal buco della serratura su cosa succede in camera da letto di Tizio, di Caio, o sull'allarme dei razzisti, dei nazisti o dei fascisti, ieri io con Draghi ho parlato di lavoro, perché la Costituzione italiana, che molti citano a sproposito, all'articolo 1 scrive che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e quindi ogni posto di lavoro va tutelato a ogni costo. Mi rifiuto di pensare che milioni di lavoratrici e lavoratori da domani siano fantasmi senza lavoro e senza stipendio. Non è possibile, e le soluzioni ci sono, Poi gli ho chiesto ovviamente di tagliare abbondantemente il reddito di cittadinanza, che oggi è uscita l'altra notizia, arrivavano dalla Romania, venivano nel 27, andavano in posta, incassavano e tornavano al loro paese a spese nostre. Io penso che il reddito di cittadinanza vada dato a chi non può lavorare perché è disabile, invalido, non ce la fa, a chi non ha voglia di lavorare non dobbiamo dare neanche una lira, perché è una presa in giro per tutti quelli che si alzano alle 6 della mattina. E a proposito di diverse visioni del mondo, uno dei temi di cui ho parlato con Draghi ieri e che dovremo presidiare nelle prossime settimane è quello del lavoro e delle pensioni, perché il 31 dicembre scade quota 100, qualcuno a sinistra, vedi PD, ritiene che tornare alla legge Fornero sia normale, però io non penso che sia normale passare da 62 a 67 anni in un colpo solo per andare meritatamente in pensione. Quindi anche il voto di Seveso non è un voto di etichette. Uno dice sì, secondo me è giusto rubare 5 anni di vita ai lavoratori e alle lavoratrici e mandare in pensione a 67 o 68 anni. Secondo me non è giusto. Secondo me è giusto investire in lavoro e pensioni, non in mancette, aiutini o assistenza. Quindi il voto per Seveso è un voto per il sindaco, che è la cosa più importante, però è anche un voto per l'Italia che sarà, che abbiamo in testa. E quindi in bocca al lupo, io non la faccio lunga perché è giovedì, cosa sono, le 5:30? 5:30, 6, e quindi Gendenda in giro. Ragazzi, c'è da girare, perché molte persone, non diamo niente per scontato, Io ho visto prima a Varese una signora che ha detto io ho votato Lega domenica scorsa, bene, ce l'abbiamo fatta. No signora, non è ancora finita, ce l'abbiamo fatta. È finito il primo tempo, a Seveso siamo in vantaggio per 1-0 a fine primo tempo. Occhio, la partita finisce al 90esimo. E lo dice un milanista, ormai ci sta infortunando tutti, non ci abbiamo più. Quindi anche lei signora milanista, bene. La signora in giunta, scegli una delega per la signora. Sei... Chiudo il comizio, votate quell'altro perché lei è interista. Questo non lo sapevo. Cancello tutto quello che ho detto, votate quell'altro, non so chi sia, ma
Vabbè, dai ragazzi, un sorriso ci sta, perché ci vogliono vendere un'Italia incattivita, litigiosa. Ma pensate solo una riflessione a bassa voce, che ci sarà nel giorno del silenzio elettorale, sabato, una manifestazione organizzata dalla sinistra a Roma. A Roma. Ma vi rendete conto della follia? Perché hanno sfasciato delinquenti, hanno sfasciato la sede della CGIL, hanno sfasciato i pronto soccorso, delinquenti, quelli che sfasciano non sono politici, sono dei delinquenti. Ma pensate per 30 secondi se al Ministero dell'Interno ci fossi stato anch'io e avessi permesso che un tarato mentale assaltasse, avendolo preannunciato 2 ore prima, la sede di un sindacato senza muovere un dito. Io penso che finite le elezioni ci sia da sistemare qualcosa anche al Ministero dell'Interno, perché c'è qualcuno che non sa fare il suo mestiere, al posto sbagliato nel momento sbagliato. Non è possibile far fare all'Italia la figura della cioccolataia in tutto il mondo. Però siamo passati a Roma, torniamo a Seveso, che è la cosa più importante. In bocca al lupo, buona vita, buon voto, e lunedì pomeriggio, quando guarderò davanti al computer i risultati elettorali, sicuramente Roma, Torino, Trieste, Caserta, però vado alla S prima. Regalatemi questa soddisfazione, sindaco di Seveso, Alessia, e io tirerò veramente un bel sorrisone. Mi ha detto, e ti cedo il microfono, mi ha detto che il candidato della sinistra fa una festa domani sera in paese. Bene, a me la festa interessa farla dopo le elezioni, quindi c'è chi festeggia prima e c'è chi festeggia dopo. Io preferisco forno. Se voi fate il vostro, io faccio il mio, visto che sono a dieta. Se Alessia va in comune, come andrà in comune, torna a farmi una leggerissima casuela da queste parti, come si deve. Quindi in bocca al lupo, viva Seveso, viva Brianza, in bocca al lupo Alessia.